In questa puntata, Peugeot 308, evoluzione rivoluzionaria. Mercedes vara il SUV compatto GLA. Sotto la lente per voi, Mazda CX-5. Con Citroën C3 in Valpolicella, mix di storia, vini e gastronomia. In Peugeot ci credono. Sono infatti convinti di avere trovato la formula giusta continuando sulla scia di 208 e 2008, con assemblaggio accurato, materiali selezionati e interni molto accoglienti. Dinamica perfetta con sospensioni efficaci senza essere troppo rigide e un assetto sempre corretto. Motori a non finire, dal 1200 turbo a 3 cilindri da 82 cavalli si succedono benzina e diesel fino alla versione R da 270 cavalli, lo stesso motore montato nel cofano della coupé RCZR. Le linee sono gradevoli, seppure abbastanza anonime, per quanto lo sono anche quelle delle concorrenti dello stesso segmento C, dove si va a collocare la nuova 308. Ce la racconta Eugenio Franzetti, direttore PR di Peugeot Italia. 308, un numero che ben conosciamo, una macchina però tutta nuova. Quali sono le sue carte vincenti? In effetti l'unica cosa rimasta in comune con la vettura precedente è il nome. Dopodiché è una vettura completamente nuova e innovativa. Un nuovo pianale anzitutto, il nuovo pianale MP2, che regala alla vettura grande efficienza. La vettura pesa 140 kg meno rispetto alla vecchia 308. Quindi nuova 308 è una vettura che consuma meno, inquina meno, anche a parità di motorizzazione. La Driving Experience Peugeot, questo nuovo impostazione di guida, un volante compatto che dà più spazio alle gambe, dà più piacere di guida e un cruscotto posto più in alto, sopra la corona del volante per distrarre pochissimo il conducente nel passaggio dello sguardo dalla strada al cruscotto. Un grande schermo touchscreen da 9 pollici e 7, dentro il quale ci sono tutte le informazioni di bordo, l'intrattenimento e anche la regolazione delle utenze. Una tecnologia amica, una tecnologia facile da usare, la stessa tecnologia che siamo abituati a usare tutti i giorni sui nostri tablet e sui nostri smartphone. Un design puro, elegante, estremamente consensuale, che piacerà molto ai clienti europei e ai clienti italiani che sappiamo che scelgono la vettura anche e soprattutto in base al design. E poi un livello qualitativo di altissimo livello. Abbiamo veramente rialzato l'asticella verso il livello premium del segmento C, che è un segmento importantissimo, pesa oltre il 30% del mercato europeo e del mercato italiano e nel quale vogliamo assolutamente essere protagonisti. E inoltre poi questa vettura beneficia di una formula che avete inventato in un certo senso voi per le vostre macchine, che è quella di un long rent. È vero, un'invenzione di Peugeot Finance, che è stata sviluppata per 208 e poi ci è piaciuto portarla anche sulla nuova 2008 e ci sarà anche su 308. Si chiama Peugeot & Go, è il primo renting pensato per i privati. Vuol dire che il cliente, arrivando in concessionario, potrà scegliere di acquistare in modo tradizionale la vettura oppure di noleggiarla, scegliendo quale modello di 308 vuole avere, per quanto tempo e quanti chilometri stimerà di fare in quel periodo. Dopodiché si genera un canone mensile dentro il quale c'è tutto: l'assicurazione, il furto, l'incendio, la mini casco, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il train, diciamo il carro attrezzi in caso di pan. Tutto quanto è compreso in questo canone, tranne la benzina. Una formula già varata da Peugeot che sembra riscontrare il favore del pubblico. Solo il tempo potrà dire poi quanto, ma di certo è una valida alternativa alla tradizionale rata mensile per pagare un'auto che sarà vecchia quando avremo finito di pagarla. Decisamente nuova, bella come solo una nuova Mercedes sa essere, la GLA è la dimostrazione di come un SUV compatto possa coniugare al meglio forme e prestazioni. Perfetta per gli spostamenti di ogni giorno e adatta anche ai percorsi off-road, la nuova classe GLA
si inserisce nel segmento dei SUV compatti, è maneggevole in città grazie alla lunghezza inferiore ai 4,5 metri, ma scattante nei percorsi extraurbani. Con la nuova GLA prende forma e corpo anche il nuovo pianeta che proviene dalla disponibilità della nuova generazione di trazione integrale permanente 4MATIC, con ripartizione di coppia completamente variabile. La nuova classe GLA completa l'offerta Mercedes-Benz nel segmento SUV, aggiungendosi ai modelli delle classi GLK, ML, GL e G. Inoltre, la classe GLA è anche il quarto dei 5 nuovi modelli compatti Mercedes-Benz. Mercedes-Benz centra dunque ancora una volta l'obiettivo, come dimostrano gli ordini relativi ai volumi di vendita. Nel primo semestre 2013 sono stati, ad esempio, consegnati in tutto il mondo 173.362 esemplari di classe A e classe B e del nuovo coupé CLA, più 58%. Insuperabile compagno di viaggio negli spostamenti quotidiani, GLA dispone di un abitacolo flessibile e versatile. Gli schienali dei sedili posteriori non solo si ribaltano completamente, ma è possibile anche variarne a piacere l'inclinazione. Il grosso vanobagagli, da 421 a 836 litri, ha un aspetto ordinato e accoglie i bagagli senza problemi, grazie al bordo di carico basso e all'ampio portellone, disponibile a richiesta anche con apertura automatica. La struttura particolarmente rigida della carrozzeria crea una base solida e affidabile per un ampio range di potenza. La gamma di motori a benzina da 1,6 e 2 litri di cilindrata spazierà inizialmente da 156 a 211 cavalli. Dinamismo e massima efficienza contraddistinguono poi i due propulsori diesel. Il GLA 200 CDI eroga 136 cavalli a fronte di una cilindrata di 2,2 litri, mentre il GLA 220 CDI raggiunge i 170 cavalli, sia pure a parità di cilindrata con il modello meno potente. Ben costruita, prestazionale, elegante. Eppure la Mazda CX-5 in Italia riscuote un successo minore di quanto meriti. Forse è colpa del fatto che pochi automobilisti salgono a bordo di questo SUV, disponibile con trazione anteriore o integrale. Noi l'abbiamo avuta per le mani un po' di giorni, nera, con 175 cavalli erogati in fretta dal suo 2002 turbo diesel e con un cambio automatico progressivo e fluido. Tenuta di strada impeccabile e frenata potente rendono ottime le qualità dinamiche, peraltro già esaltate da accelerazioni degne di una sportiva. Attenzione solo ai consumi, il frontale poco aerodinamico, ma bello proprio per questo, richiede infatti un tributo in carburante e, sfruttando le doti dinamiche della CX-5 entro i limiti di legge, difficilmente si riesce a percorrere più di 12 km con un litro di gasolio. Per quanti non cerchino le prestazioni, poi si possono scegliere motorizzazioni meno potenti, ma ugualmente equilibrate con il peso di questa giapponese elegante. C'è ad esempio anche un 2 litri tra le soluzioni turbo diesel, meno cavalli ma minori consumi e costi di acquisto. Per averla si devono stanziare almeno 22.900 euro, infatti, anche se la versione top, e con quasi tutti gli accessori che sia possibile installarci sopra, arriva a superare i 38.000, non certo pochi, soprattutto in considerazione del valore residuo quando si andrà a rivendere l'auto, perché la forza del marchio Mazda non uguaglia Toyota piuttosto che Mercedes, anche se sulla qualità può vedersela ad armi pari con molti concorrenti. Belli anche gli interni, sobri ed eleganti, con un climatizzatore bizona molto efficiente. I sedili poi si rivelano veramente ergonomici, dopo oltre 1.000 km la schiena non avverte tracce di stanchezza, segno evidente che il corpo trova la sua giusta posizione nelle ore trascorse al volante.
Impalpabile, infine, ma non per questo meno rilevante, l'impatto visivo che ha nei confronti degli altri automobilisti. Sia che si arrivi in un'area di servizio a fare carburante, sia che si stia in fila nei rientri domenicali, non c'è caso di passare inosservati. Beh, diciamola tutta, siamo tutti orgogliosi se ammirano l'auto su cui viaggiamo. Fa parte della soddisfazione morale, non meno importante del piacere di guidare un modello che raccoglie molte qualità, da quelle dinamiche e generosi volumi interni. Mazda dunque? Perché no? Un nome magico, Valpolicella, un'auto che di magico ha molto, la Citroën C3, e la provincia di Verona, un cocktail che invita a vivere un'esperienza unica, irripetibile. La Valpolicella, rinomata in tutto il mondo per la viticoltura quanto per il suo vino amarone, è in una zona collinare che precede le prealpi veronesi. La valle conta 7 comuni, ha una superficie vicina ai 240 km quadrati ed è protagonista nella viticoltura. Con la Citroën C3 dal centro storico del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella si parte in direzione della frazione San Giorgio, rigorosamente sempre di Valpolicella, che conserva un bel abitato in pietra. Da qui il panorama sulla sottostante valle e sui vigneti è davvero superbo. Sulla sinistra il lago di Garda, più a nord i Monti Lessini e sullo sfondo le Dolomiti. Il tutto è incorniciato dai terrazzamenti di filari di uva corvina veronese, corvinone e rondinella, dalle quali si ricava il pregiato amarone. L'amarone della Valpolicella è un vino rosso passito secco che ha ottenuto il riconoscimento DOCG nel novembre del 2011. Esattamente come suo cugino, il Recioto della Valpolicella, ottenuto con le stesse uve dell'amarone, tanto che alcuni produttori, scherzosamente, lo definiscono un amarone mancato. Lasciato il panorama e le considerazioni su amarone e Recioto, ecco l'abitato di Fumane, un borgo ben strutturato che sembra fosse abitato già 60.000 anni fa. In epoca romana, infatti, Fumane divenne una circoscrizione amministrativa autonoma. Nell'alto Medioevo fu sotto il dominio longobardo e oggi conta poco più di 4.000 abitanti. In un tour turistico, la Valpolicella sottolinea la bontà della cucina locale. Qui la pasta è ancora tirata a mano e l'amarone si può apprezzare con i primi piatti come in quei secondi classici. Chi non ha mai sentito nominare il brasato con polenta? Oltre alle eccellenze della cucina, però, in Valpolicella si può trovare ancora un po' di storia, come nel paese di Marano, il cui nome deriverebbe da Gaio Marius, console della Repubblica Romana, sostenitore della costruzione del castello che domina il paesaggio circostante. Sembra per difendere la popolazione dall'invasione dei cimbri. Una somma di angoli di paradiso, insomma, riuniti tutti in Valpolicella, natura incontaminata e storia ancora attuale, a soli 20 km dalla città di Verona.